Abbiamo accolto la proposta di realizzare una rappresentazione teatrale in occasione della giornata odierna, il 21 marzo, ovvero il ricordo per le vittime innocenti della mafia. È stato molto interessante poter contare sulla collaborazione di tutte le componenti della comunità scolastica, il dirigente scolastico, ma anche molti docenti, genitori, componenti del consiglio d'istituto e il direttore amministrativo. Tutti abbiamo inteso, ecco, far sentire la nostra voce all'unanimità affinché il sacrificio di uomini che hanno perso la loro vita per seguire l'ideale di giustizia e di legalità non vada perduto. Che una notte di luglio di 4 anni fa, non potendo dormire, pensando che fosse semplicemente per il caldo, invece non era così, e qualcuno è venuto a cercarmi. Io dico che le anime, non so per quale motivo, mi hanno scelto me. Mi sono ritrovata in veranda a scrivere delle frasi, a scrivere qualcosa che io non sapevo e non conoscevo neanche, perché tutte le storie non è che le conoscevo tutte, però me le sono ritrovate scritte dalle 2 di notte fino alle 6 di mattina. E da quel momento ho capito di aver avuto questa opportunità di far conoscere veramente le anime per quello che erano. Ed è nato anime che si chiamano. Felice di averla portata in giro un bel po' in questi anni. Siamo stati anche a Roma, siamo stati a Caltanissetta, insomma, abbiamo girato tantissimo. Ma quella di oggi penso che sia l'emozione ancora più dura e più bella. E il motivo è perché abbiamo coinvolto non solo degli attori, i professionisti, ma anche i genitori. E anche la dirigente scolastica, il dirigente amministrativo, le insegnanti. E abbiamo creato un bellissimo, ma veramente un bellissimo gruppo di cui mi sento onorata e anche orgogliosa. Quello di oggi è stato un esperimento un po' più complesso perché abbiamo veramente coinvolto tutti, bambini, docenti, genitori, amici, segretari, direttori, preside, e nostri attori ovviamente. In questo caso abbiamo rinunciato, alcuni degli attori nostri hanno rinunciato alla loro parte per cederla ai nuovi arrivati e in pochi giorni siamo riusciti a costruire questo spettacolo con persone che per la prima volta, spesso la maggior parte degli attori utilizzati, per la prima volta ha avuto questo contatto col teatro, col palcoscenico, ma sono stati disinvolti e bravi come se fossero dei veterani. Mi è piaciuto partecipare anche perché possiamo capire il significato vero della mafia. Magari molti ancora ragazzi non capivano che cos'era ancora la mafia e oggi non l'hanno capito. Oggi è una giornata di primavera, una giornata di primavera della speranza, perché con la rappresentazione che stiamo facendo oggi diciamo che si allunga l'occhio della speranza per poter dare un messaggio di legalità e di giustizia a tutti i ragazzi che ne hanno bisogno. Come lei sa, le agende rosse esistono. Si sono create dopo la morte di Paolo Borsellino, un movimento che nasce sulla spinta di Salvatore Borsellino, e il nostro è un gruppo che praticamente cerca da 30 anni verità e giustizia sulla strage di Via D'Amelio. Una verità che arriva in ritardo, una giustizia che ancora non c'è perché anche se sono stati presi gli esecutori, ancora i mandanti non sono stati presi. La speranza è quella che con queste attività che il movimento propone si possa incanalare verso la via della verità.